Belli ragazzi, sono Arian e oggi qui, come vedete, sblocchiamo il nostro cacciatore Corvo Morte. Finalmente sono riuscito a sbloccarlo. Per sbloccarlo, diciamo, dovete perdere molto molto più tempo per la terza parte, ma comunque sia, adesso andiamo subito a vedere la sfida ed a vivere il sogno. No, sì, vivere il sogno. La prima sfida praticamente, diciamo che sono tutte le sfide collegate, le prime due, perché dovete fare 20 round e 25 round appunto nella prima stanza. E poi invece la terza dovrete fare 20 round in singolo senza, diciamo, correre. Adesso, come vedete, stiamo facendo la first room in 4, perché vi consiglio di farla appunto per arrivare fino al round 25, almeno vi sbloccate entrambe le sfide appunto. Comunque sia, vi consiglio di portarvi naturalmente il cuore, perché è molto importante. Comunque sia, qui questa è la seconda sfida, che non so perché l'hanno messa in quest'ordine, bruttissimo. Comunque sia, stavo dicendo, vi portate i cuori e le instant kill, che secondo me sono i consumabili migliori. E niente, qua come vedete spammavano il cuore subito tutti, sempre col fuoco libero. Quella è naturalmente la classe più semplice da usare, cioè secondo me per fare queste cose è la classe migliore, quella che vedete in basso, MK2 intraprendente e addestramento specialista. Comunque sia, adesso vedete che sblocco anche la prima sfida. Queste qua, diciamo, vengono molto più semplici alla fine. Sopravvivi una bella giornata in spiaggia. Come dicevo, vi vengono molto più semplici queste in 4, però poi vi dovrete fare questa sfida, che appunto, come vedete, siamo in singolo. Vi consiglio di portarvi corazzato, intraprendente ed MK2, perché vi serviranno molto. Io praticamente mi sono portato le Bunzing, perché come vedete adesso il round della peste, le mosche, come lo faccio, mi chiudo qua dietro alla fine. Però, diciamo, già al 10 vi consiglio di mettervi nella parte a sinistra, come vedete dopo. Al posto delle Bunzing vi potete mettere anche le C4. Qui io in singolo mi ero portato il cuore e le instant da 2, che erano molto utili. Comunque sia, qua mi spunta il polpo e guardate come gli spammiamo subito. Cioè, se vi succede una cosa simile, vi consiglio di fare subito come ho fatto io, cioè che vi prendete il cuore e gli iniziate a spammare, perché altrimenti vi shotterà. E diciamo, a questo punto ci abbiamo solo il round 20, che all'inizio non sono nell'MG, però guardate come puzzano. E comunque sì, mi faccio buttare a terra perché non potevi correre appunto. E siccome avete le pistole potenziate, subito ve le uccidete tutte, che viene molto molto easy. E qua niente, abbiamo di nuovo la parte iniziale del video, dove shottiamo tutte le mosche e prendiamo cammina verso la vittoria. A questo punto, ragazzi, ci possiamo suicidare. E niente, abbiamo sbloccato il nostro bel personaggetto. A questo punto io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi e di mettere un bel like. Bella!